ci troviamo al polmone pulsante della saita del Grillo numero 21, dove presenta le proprie opere Stefano Zampieri, chiusura della mostra il 5 aprile 96. Stefano Zampieri nasce a Roma, dove attualmente vive e lavora. Ha esposto per la prima volta all'età di 8 anni in via Margutta nel corso della mostra dei 100 pittori. Ha partecipato a concorsi e mostre in Italia e all'estero. Le immagini di questo mondo pittorico, sconfinato in altri significati mistici, ripropone l'uomo alla bellezza e al mistero del creato. Questa arte piena di impulsi e di immediatezza dà spazio e spessore alle sue figure fantasmagoriche. Stefano Zampieri, un artista attento, pieno di rivoluzioni coloristiche che proiettano amore e sensibilità. La lezione dei maestri del passato e dell'avanguardia storica supporta la personale tendenza lirica e il desiderio di totale integrazione con l'opera espressa dall'artista, fin dagli esordi. Salutare tutti i nostri amici questa sera che sono intorno a questo, diciamo, pazzo ma grande amico artista, ma non solo amico, ma è un bravo e serio artista. Già abbiamo detto in apertura che Stefano è un pittore. Io credo che questa sera sia una serata meravigliosa per me, perché c'hai tanti amici, vedi, gli amici si vedono proprio in queste serate, perché l'artista, l'abbiamo detto già altre volte, ha bisogno anche lui dell'applauso, come un attore di teatro. Sì, è vero. Quindi è vero. Lo vogliamo fare? Allora, qualcuno, gli invidiosi, diciamolo, diranno: ma che si è messo in testa Stefano Zampieri? Che cosa vuol fare questa sera? Che cosa vuol dimostrare? A questo punto io non vado avanti, ma ce lo direi tu. Ma il discorso, io ho già avuto diverse critiche a questo gesto preannunciato a tutti quanti, mandato proprio con l'invito. E chi dice che voglio distruggere? Chi dice che faccio compio un gesto veramente drammatico? Io voglio che sia chiaro che è un gesto di allarme, un grido. L'artista ha un mezzo, il pittore, come io faccio, ha un unico mezzo: parlare con le sue opere. E come le crea, le può anche distruggere. Perché se un'opera nasce per uno scopo e non può raggiungere quello scopo, non deve assolutamente essere riadattata o ritagliata o ricucita per l'armadio della signora, che è un po' più stretto, un po' più largo. Per cui è un gesto di grido per la situazione generale in cui l'arte versa, e questo va detto. È un gesto di grido anche perché forse troppe persone, troppi artisti adattano un po' troppo le loro opere alla convenienza, e questa è una cosa che io fino ad oggi cerco di non fare. Per cui questa era nata per essere esposta in un luogo a me caro, non può andare per mie scelte, ed è giusto che perisca qui. Peraltro qui, in questo posto stupendo, tra mille anni di storia, credevo che fosse proprio l'ideale. Devo aggiungere ancora una cosa, Claudio e amici tutti, che il gesto distruttivo in questo caso è distruttivo solo in parte, perché chi è addentro alla pittura sa perfettamente che la cenere è rigeneratrice. Dalla cenere rinasce nuovo colore, rimpassato nasce una nuova opera, e questa è una cosa molto importante. Per cui non è solo una morte, ma anche una rinascita, questa voglia di continuare a tutti i costi. Ecco, sicuramente Stefano, tu hai... Sicuramente quello che tu hai detto molti l'avranno capito, ma qualcun altro forse non è che non l'ha capito, ma non lo vuol capire, perché dice: questo è un gesto del nostro pittore, che vuol dire questa, vuole, non diceva ancora che è. Io credo, quanti metri siamo sotto l'hotel? Ma praticamente questa è una zona di Roma che sta sotto lo smembramento di Via Nazionale, perché Via Nazionale è stata costruita sopra Roma e sta sopra i fori romani, per cui siamo all'altezza, diciamo, del Colosseo come livello. Ed è un posto stupendo che dobbiamo anche a Saverio Ungari. A Saverio Ungari va fatto proprio un applauso a lui, perché l'ha rimesso in moto, l'ha fatto funzionare.
E tra l'altro mi ha concesso il grande onore, sono il primo, di entrare qui dentro con la mia opera, perché questo è lo studio, la Galleria di Saverio, e mi ha concesso questo grande onore. Io stimo molto lui e questo è stato forse il più grande gesto di stima da parte di un artista riconosciuto come lui. Ecco, dopo questo puoi fare quello che stai per fare. Allora, attenzione, questa è una cosa importantissima. Sicuramente molta gente non capirà questo oggetto, questo modo di fare di Stefano Zampieri, ma noi non ce ne importa niente, a noi ci piace, ci divertiamo, perché anche questo è un divertimento, vedere un qualche cosa che si brucia. Quante volte abbiamo scritto, abbiamo fatto disegni e poi l'abbiamo bruciato, è vero? Per la gioia di vedere qualcosa che brucia. E questo è un momento veramente valido. Una scultura sta prendendo fuoco. Potrebbe essere un fantasma, potrebbe essere una qualsiasi cosa. Che è venuto qui, venga donato un pezzo di sacrificio. Questa è la cosa giusta e voglio che tutti quanti capiscano che non è un gesto solo per farsi pubblicità. Giro però, è un gesto. Sei emozionato? Costa fatica. Un pezzettino per ognuno, a ricordo.